Sono nata a Fiume nel 1928, figlia di una famiglia di razza ebraica, la terza di quattro figli, una famiglia ortodossa, religiosa. Ho passato la mia infanzia, proprio un'infanzia felice, molto normale. Non sono andata o non ho avuto senso, oltre che questo, che espulso dalla scuola, e facevo parte anche ero allora anche piccola italiana, espulsa anche da là. Insomma, c'era un cambiamento nella vita, ma la vita giornaliera, continuava. Vedo che avevo anche un fratello che a 16 anni nel 1939, non potendo continuare gli studi in Italia, aveva deciso e con l'approvazione della famiglia era andato in Palestina a continuare i suoi studi. E poi papà è stato portato via, dopo un mese l'hanno mandato in, si chiamava, internato libero, si trovava in un paesetto nel sud Italia. La questione degli ebrei divenne un po' più difficile. Insomma, lasciamo la casa che erano i primi giorni del febbraio del 44. Però arrivammo a Lugo di Romagna, e dove un signore, un certo Vincenzo Tambini, ci aveva aiutato a essere ricevuti dalla città all'anagrafe, naturalmente cambiando il nostro nome e passando da Kugler, che non era un nome italiano, e ho pensato e ricevuto il nome di Vieri, la famiglia Vieri. Restammo là a Lugo fino proprio l'ultimo giorno di aprile. Venne da noi e anche una allora ragazza e signorinella, e anche di Fiume, quella conosciuta oggi come Gotti Bauer. C'era il pericolo, c'era già il sentore, che forse la polizia avrebbe messo mano su questi nuovi arrivati da posti che non si potevano controllare i loro dati. E perciò ci sei. E dovete lasciare Lugo, però della gente che può aiutarci a passare la frontiera e arrivare in Svizzera, e così ritrovare la nostra libertà. E infatti il giorno dopo, il 1º maggio, dopo aver preparato tutte le valigie in silenzio perché i vicini non sentissero niente, la mattina al buio uscimmo a prendere il primo treno per Milano. Arrivati a Milano, e la signora Bauer si aspettava di trovare là la sua famiglia, suo padre, sua madre, suo fratello. Invece trovavamo solo sua madre. E la domanda dove erano finiti il papà e il suo fratello, le ha detto la sera prima c'era stato un gruppo che doveva passare la frontiera svizzera. E siccome c'era posto, aveva mandato anche il padre con il figlio, e questa notte saremmo passate noi. A un certo punto abbiamo sentito uno sparo e un grido alto là.
È il risultato che le guide ci avevano portato alla guardia di frontiera italiana ed erano loro che avevano sparato, prima un colpo solo e poi le madri avevano gridato: "Non sparate, siamo solo donne", no? Cioè, con le mani in alto siamo entrati in quell'edificio e non. Cioè, con tutte le nostre preghiere, con tutti i nostri pianti, quello non sapeva cosa fare con noi. Allora ci ha detto che e se domani mattina, prima, andate a dormire, e se domani mattina nessuno viene a chiedere il rapporto su quel sparo, dove c'era un altro sparo ancora, sui due spari, e allora vi lascerò libere. E invece la mattina dopo erano arrivati già i nazisti. C'era là quel vagone aperto, vuoto ancora, che avrebbe dovuto essere il nostro vagone. Era vuoto, era pulito e c'era solo un secchio. E visto quel secchio, e abbiamo subito capito la ragione del secchio e con una sensazione molto brutta di perdere un'intimità minima. Avevamo deciso che vedendo se qualcuno andava al secchio, sempre a turno, due di noi si sarebbero alzati, avrebbero alzato una coperta. Non si viaggiava tanto, la gran parte del tempo eravamo fermi su un binario morto, perciò quando non entra aria, se non c'è movimento, allora molta aria non entra. Poi ci sono quattro aperture in questi vagoni. Ma tre delle aperture erano chiuse o da filo spinato con dei legni, c'era solo uno che da lì si poteva un po' guardare dove siamo, dove passiamo. E il viaggio è durato 7 giorni e quasi, quasi senza cibo e senza acqua. E naturalmente anche senza lavarci, senza. Io mi ero immaginata appena caduta in mano dei nazisti, e cosa fanno i nazisti con gli ebrei? Li mandano in un campo. La cosa peggiore che potevo pensare sarebbe stato un campo di lavoro. Non avevo idea dove fossimo diretti, cos'era che ci aspettava, e la verità è che non sapevamo che questo era solo l'anticamera chiamiamolo così, dell'inferno. Al 23 di maggio arriviamo a Birkenau, a Auschwitz, nome sconosciuto, e nello stesso istante furono aperte tutte le porte dei vagoni. E aprendo la porta, ero molto in ansia a vedere cosa ci aspetta. La prima cosa vista erano dei deportati con le divise, con i vestiti a righe e uomini che gridavano in tedesco senza interrompersi. Presto, 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 scendete dai vagoni, lasciate le vostre cose là, ci penseremo noi. E di nuovo, presto, presto, scendete, presto, presto, scendete. E questi sono 100 uomini che gridano ininterrottamente, una cosa tremenda, una confusione in testa, non sai dove sei, questo rumore che ti rompe i timpani. Cosa succede adesso? Nel mondo si cerca di essere la famiglia unita e poi un certo momento e questi deportati, con l'aiuto anche i nazisti, ci separano gli uomini dalle donne. Adesso mio nonno va da un'altra parte e non lo vedo più. Non
Non so quanto tempo sia passato, a un certo punto un silenzio ed una donna vicino a noi, e poi sappiamo questa è una capo, e si dice seguitemi. Eravamo in 70 donne passate quasi come fossimo ritornate sui nostri passi. Abbiamo visto questa rampa dove eravamo scesi, appena scesi dal vagone, il primo trasporto che c'era già là e di fronte il nostro trasporto, tutti i vagoni con le porte aperte, tutto pulito, silenzio, non c'era anima viva in giro. Questa capo ci portò al campo delle donne, che era proprio alcuni metri da là. E ci lasciò davanti a una casa e ci disse: voi entrerete ognuno secondo il suo turno. E infatti è arrivato il mio turno, sono entrata, c'era come fosse un'anticamera, c'erano due ragazze, una mi chiese i miei dati e l'altra mi prese il braccio sinistro e cominciò a tatuare. Prima la e poi il numero 5377. E quando l'ho chiesto ma cosa mi fai? Allora mi ha spiegato che da oggi, questo era il mio nome e avrei dovuto saperlo a memoria in tedesco per poter anche non solo dirlo, anche sentirlo e capirlo, perché da oggi quando mi chiederanno chi sei, io avrei dovuto rispondere Adria un 57. Da lì mi mandarono in una stanza, mi chiesero di sedere e dopo pochi minuti ero rimasta calva, tutti i miei capelli per terra, e mi mandano in un'altra stanza e là una ragazza mi dice spogliati. Era forse la prima volta che avrei dovuto spogliarmi davanti a un estraneo, quando prima non lo facevo neanche davanti ai miei familiari. E beh, non c'era verso di dire di no. Allora mi sono spogliata. E lei mi aveva anche detto, siccome avevo dei vestiti nuovi, perché la mamma ci aveva cambiato tutto, la prima impressione è molto, molto importante, e allora avevo davvero dei vestiti, ero tutta pulita e con un vestito abbastanza bello. E quella mi disse, se vuoi avere le tue cose indietro, mettile bene a posto. Infatti mise il vestito su una panca con tutti gli indumenti intimi dentro, piegati bene, poi piegato il vestito arrotollato e chiuso con le maniche, e ancora le avevo chiesto se va bene così, se avrei avuto indietro le mie cose. Cioè sì, senz'altro. E allora, come se scalza, nuda, calva, con un nuovo nome, entrai in un grandissimo stanzone e da una parte c'erano delle gradinate di legno e la vidi altre donne nel mio stesso stato e mi unii a loro. Quando finirono la toilette, tutte le donne appena entrate ci portarono alle docce. Ognuno aveva un pezzettino un pezzetto di sapone, che il sapone aveva solo il nome ma non faceva schiuma. Siccome mancavano le docce, allora stavamo tre sotto un getto, ma siccome avevamo passato tante di quelle settimane senza lavarci, eravamo così contente di quest'acqua che era calda e buona, però a un certo punto l'acqua finì. E senza asciugamani, grondante d'acqua, ed ecco ricomincia quel grido
presto, 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 entriamo attraverso una porticina, entriamo tutte quante presto, presto, presto in una grande sala dove c'erano tre mucchi di cose. Il primo mucchio erano le mutande, il secondo mucchio dei vestiti e il terzo mucchio erano le scarpe. Allora passando, non so giusto se mi avevano dato in mano o l'avevo preso io, ma non si poteva star lì a guardare, a scegliere, a provare, bisogna prendere quello che ti davano, quello che era sul cumulo, l'ultimo. E così anche questo con le mutande e così con il vestito, che erano vestiti non fra i più belli, perché insomma, o stracciati o sporchi, e non della mia misura e non del colore che volevo io, ma io ero molto più preoccupata per le scarpe. Cercavo già con gli occhi di vedere una scarpa che si adattasse al mio piede. Mi sembrava di aver visto qualcosa di buono. Infatti, arrivata al cumulo, nessuno aveva toccato quella scarpa. Allora la presi e come credo una cosa molto molto naturale, avendo una scarpa in mano si va a cercare il paio. Allora mi è giunto il primo colpo alla schiena, non so da chi, non ho visto niente, ma una voce mi ha chiesto cosa fai. Allora anche senza parlare ho fatto vedere che tengo una scarpa in mano e cerco naturalmente, cerco il paio. Allora si è sporso una mano. Ha preso una scarpa e me l'ha messa in mano e dice: "Tu hai finito." E fuori era buio, era già notte. Ci portarono a una baracca che nel lager si chiamava Block e ci fecero salire da una parte. Al terzo piano c'erano quei letti a castello. Cuccette, cuccette, 10, dovevamo dormire 10 insieme. Altrimenti non c'era abbastanza posto per mettersi sulla schiena o allargarsi sulla pancia. Tutte quante dalla stessa parte, tutte quante se uno alzava un ginocchio, allora tutte dovevano alzare il ginocchio. Anche a metà notte, nessuno dorme stando sempre fermo tutta la notte. Allora, se uno si voltava automaticamente, come fossimo un gioco di domino, si voltava tutti quanti, ma magari anche continuando a dormire, ci si voltava tutti. Il giorno dopo, per quanto io ricordi, arrivò alla baracca, arrivò una dottoressa italiana. Ne eravamo molto felici, finalmente forse avremmo saputo cos'era, dove eravamo, cos'era questo posto, quando avremmo incontrato i nostri familiari. E la prima cosa che avevamo chiesto era quando incontreremo la famiglia. E lei ci guardò come fossimo non so, così stupide. C'è la famiglia? Cioè, ma quelli sono da tempo, sono me cenere e fumo. Allora, un gran pianto. Io non volevo crederle, perché è una cosa impensabile. C'era una ragazza lì che aveva bisogno di aiuto perché le avevano preso tutto e lei diceva: "Ma oggi o domani ricevo le mie mestruazioni." E la dottoressa che continuava a dire: "No, non l'avrai." E a un certo punto dice: "Voi non capite proprio niente. Cioè, qui questo è un campo di concentramento e si chiama Birkenau ed appartiene ad Auschwitz. E da qui non si esce", ho detto. "Ma nel caso che poteste uscire, donne non sarete più." Allora, giù un altro, altri pianti perché. Beh, questo è quello che lei ci spiegò. Mi sembrava una donna molto cattiva, però
che molto probabilmente cercavo di spiegare a mia sorella che non era il caso di piangere sul fatto che lei non sarebbe diventata una mamma, perché tanto quella molto probabilmente avrà sofferto, non so da quanto si trova qui, è un posto davvero un posto tragico, anche se forse sapevo che era vero, ma accettarlo era una cosa un po' più difficile, difatti vedendo quel camino che eruttava fuoco e fiamme, ho dovuto dire, beh, davvero ho perso la mia famiglia, però sono rimasta con mia sorella e difatti siamo rimaste là 8 mesi e mezzo. E quasi sempre, quasi tutto il tempo siamo state insieme, siamo riuscite a non separarci e questa è stata forse la nostra salvezza perché vivevamo una per l'altra, anche se c'era tutta quella differenza di anni, 7 anni di differenza, lì non aveva nessunissima importanza. E verso la fine, in dicembre, mia sorella si ammalò, era abbastanza grave e andò all'ospedale. E se fino allora, stando con lei, tutto era sopportabile, credo che quell'ultimo mese fosse stato davvero per me il vero lager, il vero campo l'avevo sofferto allora. Si doveva fare le trecce da pezze di stoffa e dovevamo fare 50 metri al giorno. Io non ne facevo neanche un millimetro e allora si vede che a un certo punto il responsabile della baracca ha visto che non si arrivava ai metri che lui doveva fare giornalmente, allora decise che questa baracca avrebbe avuto il suo castigo e ci fece uscire tutte le ragazze che lavoravano in quella baracca, ci fece uscire, stare nella neve e non so neanche quanto tempo restiamo, perché lì il tempo non viene misurato, non abbiamo orologi, non abbiamo niente. Però restiamo là finché una delle ragazze cadde assiderata e allora basta, finisce il castigo perché abbiamo visto quello che ci aspetta. Dopo 3 giorni ha trovato me, la grande sabotatrice. Mi ha preso fuori, mi ha buttato sulla neve e no, non so quanto tempo il tempo che avevo passato con le altre ragazze non avevo neanche sentito il freddo. Invece stando sola, non solo che sentivo il freddo, ma sentivo piano piano il gelo che saliva dai piedi e allora non so per quanto tempo fossi stata fuori, andai a chiedere pietà a questo responsabile e lui mi diede il permesso di entrare, mi fece entrare nella baracca con un calcio. Beh, poi finii anch'io all'ospedale, mi prendo una coperta e con questi zoccoli da spiaggia vado in cerca di mia sorella, alla baracca di mia sorella. E difatti l'ho trovata e ci siamo unite. Quello è davvero il giorno, o il giorno dopo, che i nazisti, gli SS, hanno fatto uscire i deportati a quella che oggi chiamiamo la Marcia della Morte. Io non lo sapevo perché all'ospedale non erano venuti a chiamarci, perché chi chiamano? Gente moribondi che non sono in grado di scendere dal letto. E invece mia sorella mi ha raccontato tutta un'altra storia. Lei aveva sentito l'ordine di concentrarsi in uno spiazio e
si aveva anche organizzato una coperta ed era andata con altre amiche. E per strada aveva incontrato un soldato tedesco che in tedesco le aveva chiesto dove vai. Allora lei a quell'ordine torre indietro, lei e le sue compagne hanno fatto dietro fronte, sono tornate alla baracca e questo, non so, questa è stata la nostra salvezza perché non siamo uscite alla marcia della morte. E però quella, la stessa sera avevamo capito di essere rimaste sole perché gli SS se ne erano andati e credo che con loro se ne erano andati anche i principali o le principali capo, non c'era più proprio più nessuno. Perciò i russi avevano prima di tutto fatto delle liste dei detenuti e c'erano diverse liste e noi ci siamo, con mia sorella ci siamo segnate nella lista degli italiani, non degli ebrei perché non sapevamo cosa avrebbero fatto con gli ebrei, volevamo tornare a casa e allora nella lista degli italiani. Dopo alcuni giorni i russi fecero evacuare Birkenau e ci portarono tutti al campo di Auschwitz perché lì avevano installato un ospedale e infatti fece anche il controllo medico, mi fecero la radiografia, mi pesarono, pesavo allora 38 kg. Anche se si lavorava non era così pesante, non era così difficile, avevamo da mangiare e questa era quasi la cosa più importante. E così però eravamo solo noi due sole con tutti questi soldati ufficiali, e le cuoche, i camerieri, erano tutti russi. E così arrivavamo alla fine della guerra, che per i russi è il 9 maggio, mentre per tutta l'Europa è l'8 di maggio. Arrivò un giorno il comando di lasciare, che c'era il treno per l'Italia. E infatti con lo stesso treno, con i vagoni merci, come ero arrivata in Polonia, così stavo lasciando la Polonia. Però questo viaggio durò 22 o 23 giorni, però un certo giorno arrivammo alla frontiera. Ricordo quel momento in cui vidi tutto scritto in italiano, un piacere, finalmente capisco quello che c'è scritto. Alla frontiera ci dettero, ognuno doveva dire dove voleva arrivare, allora ricevemmo un foglio di via, noi diciamo che volevamo andare a Fiume, un foglio di via con su scritto Fiume e difatti ci misero su un treno e il treno arrivò verso sera, arrivò a Trieste. Appena scese dal treno ci dissero che no, Fiume non era Italia, era Jugoslavia e per entrare a Fiume avremmo dovuto avere un visto, ma non lontano dalla stazione c'era, non so se fosse un'ambasciata o un consolato, insomma la mattina dopo trovammo questo ufficio, un ragazzo che subito ci diede il visto per andare a Fiume, ma prima di uscire mia sorella chiede, può spiegarci come si arriva alla comunità ebraica di Trieste? E lui disse, ah sì, perché c'è la festa degli ebrei. E ci spiegò come arrivare, dovevamo prendere il tram, ma senza soldi come si va al tram? E se mia sorella, beh, andiamo sul tram. E difatti salimmo sul tram e spinse mia sorella all'arrivo del controllore, e così senza
senza molti scrupoli, alzai la mia manica e feci vedere lui il mio numero ed entrai nel tram. Ma secondo le indicazioni avute da quel giovane, siamo davvero arrivati al posto, scese, abbiamo trovato, e difatti gli uffici della comunità erano chiusi, ma gli uffici della comunità sono addetti proprio alle spalle del tempio. Ed entriamo nel tempio, quindi una cosa così commovente, perché solo più tardi seppi che quello era il giorno di Yom Kippur, il giorno del digiuno, e io ero disperata perché, come avevo mangiato ieri sera un panino e un panino la mattina, quello che avevo ricevuto alla stazione appena arrivata. Avevo mangiato di Yom Kippur, una cosa proprio impossibile. E poi là ci dissero che papà era in vita e tutto a posto, ma non a Fiume, si trovava a Milano. E la possibilità di arrivare a Milano c'era solo andando a Venezia. Poi da Venezia c'era il treno per Milano. E non avevo comprato il biglietto perché avevo il foglio di via. Ho detto a mia sorella: guarda, noi andiamo senza la carta di salita, senza il biglietto di salita, andiamo solo con la carta, con questo biglietto di via che c'è scritto Fiume, andiamo a Milano. E in ogni modo salimo sul treno e dopo un po' venne il controllore e chiese i biglietti. Mi fece vedere i biglietti di questo foglio di via e mi dice: dov'è il biglietto di salita? Io faccio la gnorri, cosa vuol dire biglietto di salita? Ma nessuno me l'ha chiesto, nessuno mi ha detto, allora devi pagare la multa. Se io avevo durante un viaggio qualcuno. Per aiutarmi, queste povere ragazze che devono arrivare a vedere il loro padre, mi aveva dandomi la mano e dicendomi buona fortuna, mi aveva lasciato in mano un biglietto di 1.000 lire, ma tutto piegato forte, 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 proprio mi era stato in mano. Ecco, l'avevo messo in tasca. Adesso il controllore dice: devi pagare la multa. Quant'è la multa? 1.000 lire. E prima cercavo di dire: ma no, ma non abbiamo i soldi. Ma dopo pensando, ma forse lui guarda ancora una volta questi fogli di via e vede che c'è scritto Fiume e non Milano, poi dovrò pagare una doppia multa, allora meglio farlo. Ho messo la mano in tasca, ho preso sicura che queste fossero le 1.000 lire. E gli ho dato, lui non mi ha dato ricevuto, non mi ha dato niente. Poi ho saputo che quelle 1.000 lire erano 1.000 lire false. Ero molto contenta di aver assegnato a quello che non mi aveva dato la ricevuta delle 1.000 lire. Cioè, abbiamo incontrato papà, è stato un momento di grandissima tensione. Perché non sapevamo come spiegare a papà che solo noi eravamo ritornate. E non sapevamo che papà sapeva già perché si era informato alla Croce Rossa e sapeva che solo noi due eravamo rimaste in vita. Siamo rimaste alcuni giorni a Milano e poi ritornate a Fiume. Abbiamo riavuto la nostra casa, il negozio. Il pensiero era per l'avvenire, bisogna andare in Israele, e che allora ancora non era il paese di Israele, ma era la terra di Israele. Non so, avevo perso 5 anni della mia vita, tutto il tempo che una ragazza deve passare dalla pubertà o dalla giovinezza alla maturità. Io l'avevo persa, me l'ero trovata improvvisamente, me l'ero trovata già giovinetta e
non so, volevo, da una parte volevo godere della vita, da una parte ero così insicura e poi ero rimasta di nuovo sola perché mia sorella dopo alcuni mesi si era sposata e poi sapevo che andando nella terra di Israele sarei dovuta andare in un kibbutz e solo più tardi, dopo non so quanto tempo, ho saputo che il simbolo del kibbutz era un recinto con una torretta di guardia. E allora mi sono spaventata, ma come? Io sono appena uscita da un recinto con una torretta. Intanto era arrivato l'anno del 48, quando era già stato dichiarato lo Stato di Israele, perciò nel 49, appena finiti gli studi, feci il passaporto e andai in Israele. E da allora, dal 49, mi trovo in Israele. Oltre a questo sono anche direttrice volontaria di un piccolo museo della Shoah che abbiamo in città, io abito a Nazareth Illit e lì c'è questo museo, io lo dirigo. Ho 3 figli, 7 nipoti, e la mia casa è Israele, l'amo molto.